Buongiorno ragazze e ragazzi, finalmente vloggo di nuovo perché non vi ricordo qual è stato l'ultimo che avete visto, però vi posso assicurare che è passato un bel po' di tempo. Tanto stavo accendendo il computer perché mi sono svegliata circa da una mezz'oretta, però come faccio sempre rimango nel letto lì a messaggiare, vedere tutti i vostri messaggi, rispondere eccetera. E solo adesso mi sono degnata di alzarmi e visto che ieri sera io e mia madre abbiamo fatto la pizza, ne era rimasto tipo un pezzettino e oggi avevo voglia di colazione salata e quindi... Oggi colazione così. Oggi vloggo perché devo fare un po' di cose. Prima di tutto, adesso sono quasi le 11. A mezzogiorno devo andare a fare la visita per gli occhiali perché ho cambiato le lenti, ma secondo me me l'hanno sbagliate perché sono 5 giorni appunto che li ho nuovi e sono 5 giorni che ci vedo male, ho mal di testa tutti i giorni e un occhio a fine giornata mi brucia che è una cosa mostruosa. E quindi molto probabilmente quella sbagliata è questa qui. Gli ho detto, senti, cioè mi prendi la visita, mi prendi la visita perché sennò qui scapoccio. Finalmente adesso vado, cioè la cosa più bella del mondo perché per chi porta gli occhiali sa, se ci vedete male, cioè vi rovina proprio l'esistenza, proprio le giornate e quindi devo assolutamente andare a fare qualcosa. In più, l'altro giorno avevo visto sul sito di Mango, che è un negozio di abbigliamento, dei pantaloni, quelli in vinile, quindi quelli lucidi, effetto pelle però lucidissimi, è vinile, troppo troppo belli. Però sul sito erano out of stock, non c'erano. E quindi potevi mettere l'opzione che nelle mail ti arrivava poi quando poteva essere disponibile. E stamattina mi è arrivata questa email, ma a quanto pare forse sono stata troppo lenta e erano già tutti rifiniti un'altra volta. Quindi ho chiamato il negozio a Roma Termini e mi ha detto che c'è ancora la 42. Mi ha detto che veste abbastanza larga, quindi dovrebbe teoricamente andarmi. Me la sono fatta mettere da parte e quindi dopo che vado a fare la visita, visto che oggi non devo cucinare nulla perché tutti mangiano fuori casa, mi prendo questo tempo, vado a Termini, spero che mi stiano bene perché mi sono totalmente innamorata di questo paio di pantaloni, quindi poi vedremo se riuscirò o no a prenderli, però intanto ecco, me li sono fatta mettere da parte. Poi in più devo finire alcune cose nella stanza perché abbiamo appeso delle mensole che voi non vedete perché non voglio farvi vedere più di tanto, infatti vedete sto parlando qui e basta, e ne devo appendere delle altre perché tutti i Funko che ho non c'entrano e quindi ne ho comprate altre. In più devo finire di sistemare delle cose nei cassettini e anche in questi qui della scrivania e poi volevo girare uno o due video se il tempo mi assiste. In più ecco cosa devo fare. Praticamente l'altro giorno mi è arrivata la ring light, quella per girare i video, e mi è arrivata rotta, cioè con la mia solita fortuna naturalmente, e quindi oggi vengono a ritirarla così mi fanno il rimborso e poi ne comprerò un'altra sperando che quella funzioni perché cioè non lo so, mi succedono tutte a me. Ero super gasata, sì, ring light, almeno adesso faccio i video anche la notte perché la softbox mi si è rotta. Niente, aspettiamo questa cosa, vediamo più che altro. Spero che questa cosa del rimborso, insomma, del ritiro, non avvenga nello stesso momento in cui io sono fuori casa. Intanto mangio la pizza che nel frattempo si è freddata. Allora, ragazzi, sono appena stata dall'ottico. C'ho le lenti tutte sporche perché me le ha toccate e cose. E mi ha detto che molto probabilmente la lente è difettosa. Quello che naturalmente avevo pensato io perché sbagliare gradazione era tipo impossibile. E mi ha detto di portare oggi pomeriggio. Di riportarli, anzi, le lenti vecchie così me le cambia e non sto con queste che praticamente peggiorano soltanto la situazione perché questo è l'occhio che ho più problematico proprio di base, ok? Che è quello con la miopia, quindi già lavora poco di per sé. In più c'è pure la lente difettosa, cioè mi va a buttare l'occhio. Insomma, facciamo questo change oggi pomeriggio. Adesso dovrebbe essere quasi luna. Mi avvio verso la metro, cerchiamo di arrivare a Termini, non ci dovrei mettere tantissimo in realtà. Allora, sono appena tornata a casa e alla fine ho fatto tutto quel giro, sono arrivata a Termini. I pantaloni non mi piacevano, cioè li ho provati, la taglia andava benissimo, cioè mai è successa una cosa del genere. Poi, cioè non mi piaceva proprio il tessuto, facevano un caldo della Madonna e faceva freddo, quindi è tutto dire. Spendere 50 euro per un paio di pantaloni che non mi metterei mai, anche no. E quindi sono tornata a casa e per, diciamo, rimediare a questa delusione, sono passata anche dal China e mi sono presa qualcosina, ma prima volevo farvi vedere
i pacchi che mi sono arrivati, perché tanto io dico sempre che ogni giorno per me è Natale, perché almeno un pacco al giorno mi arriva. Stavo per aprire questo, però prima volevo vedere anche questo perché è una cover, quindi sono curiosa. Mi metto qui e le apriamo insieme. Allora, questa qui appunto sicura è una cover di AliExpress che avrò comprato, ma sapete che da AliExpress le cose arrivano tipo dopo 60 giorni anche, quindi mi sono scordata. Guardate un po' da super nerd quale sono. Non potevo non comprare la cover di Serpeverde, ma quanto è bella! C'è appunto qua il simboletto con tutte le scritte, Serpeverde nel cuore. Poi è bellissima perché è morbida come piacciono a me. Poi c'è questo anche di pacco, che molto probabilmente sono le cose di Shein, così ve le faccio anche vedere. Mi sono superata, ho preso anche un paio di scarpe che non so come sono, quindi le vediamo. Tipo un mocassino, no, senza tipo, è un mocassino fatto così, molto stile Gucci, però ho preso il 40 e i numeri cinesi sono sempre un po' più piccoli, quindi adesso poi dopo la proviamo, però sembra troppo figa. Vedete, pantaloni erano di questo tessuto. Ok, quindi questa è la prima robina di Shein, che tanto vi linko sempre qua sotto se vi interessa. E poi ho preso un super maglioncione, questo qui, identico, l'avevo visto da Zara, però non si trova più. E quindi ho detto, senti, io lo voglio troppo, sai che c'è? Me lo faccio mandare. Il tessuto mi sembra bellissimo, cioè morbidissimo. Ed è fatto così, è bellissimo! Oddio, lo adoro! Non mi ricordo che misura ho preso. Molto probabilmente la M, aspettate che leggo sì la M, comunque è bello grosso, come vedete c'ha tutte queste treccine nere sul maglioncione bianco, troppo bello. E adesso apriamo il paccone, che non ho neanche fatto in tempo a leggere la provenienza. L'ho semiaperto, poi ho detto vabbè, ma lo registro. No vabbè raga, ma ci stiamo rendendo conto? Cioè mi è arrivata tutto questo sacchetto dalla MAC su Octoly. Ho scelto il set Basic Beach. Allora, io pensavo mi arrivasse soltanto la palette e invece mi è arrivato tipo proprio un kit con anche il cappellino con scritto Basic Beach, adoro! Apriamo e vediamo cosa contiene. Allora, la palettina è questa qui. Le potete trovare in negozio, quindi ero super curiosa di provarle. Guardate che carina! E ho scelto questa perché aveva dei colori, diciamo, un po' autunnali, anche invernali, da smoking. E appunto abbiamo il cappellino, è tutto coordinato alla palettina. Quindi queste sono le cose che mi sono arrivate oggi. Molto probabilmente forse arriverà anche qualcos'altro nel pomeriggio, quindi c'è un pezzetto di maglione addosso. E adesso, visto che è tardi, sono tipo le 3 meno qualcosa, io direi che è giunta ora di mangiare. E naturalmente io mi provo le scarpe, ma guardate un po', per poco non mi entrano, cacchio, non riesco a farle andare più giù di così. Servirebbe tipo un calzare. Però guarda quanto sarebbero carine, belline, raga. Poi sono fatte bene. Scusate, ma il cane che entra nel scatolone. Oh, che cos'è, Wendy? Ve l'ho detto, neanche ho finito di dirlo. Chi è? Sì, un attimo. Sembra fatto apposta. Lì c'è ancora Wendy nella scatola, tra l'altro. Tarararam, pacchetto Stradivarius, non ci posso credere. Se avete visto l'ultimo video haul, vi avevo detto che da Stradivarius avrei preso il maglioncione nero, fatto tipo a vestito, quindi avrei preso la L invece che la M, e un altro paio di quei pantaloni perché mi piacevano, quindi li ho presi. Questo è il maglioncione nero, e questi sono l'altro paio di pantaloni, e praticamente li ho presi sempre a sfondo nero, però con le righe bianche perché così non li avevo. Io adesso vi faccio vedere il casino che ho creato. Adesso mangio e poi metto a posto. Mangiamo? Tanto allora contate, da mangiare prendo sempre le stesse cose e me le divido sia per pranzo sia per cena. Quindi ho preso questo tipo di sushi, questo. Qui ci sono i noodles e qui i ravioli con la carne. Buon appetito! Allora, sto riandando dall'ottico, mi sono messa i nuovi stivaletti di Zara, questi fatti a calzino che sono troppo carini. Ho messo questo maglioncino nero di Stradivarius, che in realtà non mi va vestito neanche questo. I leggings tipo finta pelle e gli stivaletti. Tornati a casa un'altra volta, stavo vedendo Wolf Blood, che è una serie che ho trovato su Netflix. Non è che mi stia piacendo tantissimo, però la sto guardando. E qui mi sono fatta il tè finalmente, non vedevo l'ora arrivasse questo periodo. E qui sotto c'è il mio nuovo sottobicchiere, che mi è arrivato nel pacchetto di ASOS, perché mi serviva un sottobicchiere che altrimenti quasi si fanno i segni su sto tavolo. Adesso stiamo cercando di attaccare le mensole qui su questa parete, cercando di non riprendervi questo lato. E qui appunto l'ho lasciata tutta libera per questo, perché ci devo mettere l'altra parte dei miei Funko Pop. Piccolo spoiler, vedete l'altra parte sta qui. Siamo andati e mi hanno cambiato le lenti, mi hanno messo quelle che avevo prima. Infatti, questi sbalzi, c'ho un mal di testa pazzesco. Però sicuramente molto meglio rispetto a prima. C'è mia madre che sta per scendere, speriamo che non è intenuta da casa.
casa, no, è in tenuta da casa, quindi è meglio riprenderla. Ma tra l'altro vogliamo parlare della nuova collezione MAC firmata Patrick Star. Io sto tipo in estasi, cioè non potete neanche immaginarlo, io adoro Patrick, cioè guardate, no vabbè. Allora, dopo aver messo a posto un po' i Funko Pop nelle mensoline, anche quelle nuove, mi sono lavata i capelli. Tra l'altro domani devo accompagnare Julie da Jordi, la mia amica, perché si deve fare i capelli. E si sono fatte le 8 e 3 minuti. Dicevo, molto probabilmente adesso andrò appunto a cena. Vado a mangiare, poi dopo sicuramente mi asciugo i capelli. E poi oggi è lunedì, quindi c'è il Grande Fratello. E sono molto curiosa di vedere la puntata di oggi, perché sono successe un po' di cose durante questa settimana. Quindi vediamo un po' questi intrighi. Tra l'altro non so se lo sapete. Se non lo sapete sono felicissima di darvi io questa notizia, che a gennaio ricomincerà il Grande Fratello, però quello senza i VIP, che è quello che io personalmente preferisco, perché si formano più inciuci, la gente non si conosce, quindi è molto più interessante, no? Vedere anche come si approcciano le diverse personalità, è una cosa troppo figa e infatti non vedo l'ora. Tra l'altro condotto da Alessia Marcuzzi, che secondo me è il top, almeno per quanto riguarda appunto questi programmi trash tipo Grande Fratello, Isola dei Famosi, lei è perfetta. Hilary infatti non mi piace tantissimo. Sono qui, ho finito di mangiare, il Grande Fratello è iniziato, mi ero sfurata di asciugarmi i capelli, anche perché sennò mi prendo un acciacco che vi dico fermati. Quindi cominciamo, questo è stato il secondo lavaggio da quando ho fatto i capelli rosa, quindi logicamente saranno tipo molto scoloriti, però a me piace tantissimo quando si scoloriscono perché diventano molto più pastellosi, quindi cioè soprattutto il rosa. Non so se vi ricordate quando ho fatto i capelli tutti rosa, cioè stavolta vedete la base era mia, però io li adoro e domani appunto arrivato da Jordi gli faccio vedere un po' come stanno, però non glielo faccio ripassare ancora perché vedete mi piace. Vado a metterci l'oliettino, mi sto facendo tipo una sorta di hair care routine, anche se storia breve ma triste, la mia hair care routine è questa, l'olio di mula che basta, cioè non faccio nient'altro a parte shampoo e balsamo. Vi faccio vedere quali ho usato, sì dai, che poi mi sa che ve l'avevo già fatti vedere nella pamper routine, sono questi qua. Qua la Garnier Fructis, sono buonissimi. Sia shampoo sia balsamo. Lo shampoo, il balsamo, scusate, l'ho finito. Però vabbè, comunque quei due della linea. Comunque io con l'olio faccio così. Le punte anche così. Poi io ho i capelli ricci. Se non so se li notate, si arricciano subito. D'estate li lascio asciugare, ma d'inverno proprio non posso. Quindi adesso li asciugo, ma li asciugo molto così alla cavolo, perché appunto domani vado da Jordi, quante volte l'avrò detto, e poi mi farò fare la piastra. Quindi li asciugo alla buona, così mi sbrigo, ci metto 5 minuti. Intanto io questo vlog penso che lo finirò qui, spero come sempre vi sia piaciuto. Oggi è stato un vlog proprio così random, di quelli che però a voi piacciono sempre, quindi mega bacione, vi aspetto al prossimo video, mi raccomando.